Ben trovata, assessore. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito e andiamo a farvi ascoltare insieme all'assessore in collegamento l'argomento che tratteremo con lei. Ho scelto Cusano. Si è concluso il censimento dei campi Rom realizzato dalla polizia locale, da cui emerge che ad oggi, nei 9 villaggi attrezzati, la popolazione Rom è pari a 4.500 persone. Un dato certo su cui basare l'attività di programmazione. Assessore, allora, come lei sa bene, è un tema molto, insomma, che colpisce molto l'opinione pubblica, soprattutto quella capitolina. C'è questo dato a cui, diciamo, voi affidate poi, come dire, i progetti futuri. È un dato su cui vi sentite sicuri? Dovrebbero essere quindi 4.500 i Rom che si trovano a Roma in questo momento, assessore? Allora, sono 4.500 i Rom censiti dalla polizia locale che si trovano nei villaggi e che sono appunto sotto la responsabilità di Roma Capitale. Poi, come ben sappiamo, ci sono anche degli insediamenti abusivi spontanei in giro per la città. Certo. Noi chiaramente siamo partiti, perché guardi, quando siamo arrivati appunto non era più stato, tra l'altro non era mai stato effettuato, diciamo, un censimento in contemporanea in tutti i villaggi, quindi in questo lavoro per fare ordine siamo partiti proprio dal contare le persone. Sembra banale, ma questo non c'era, quindi un ringraziamento va fatto alla polizia locale che appunto che in tempi rapidi ha ultimato questo lavoro per censire esattamente le persone. Quindi quando lei si è insediata questo dato non c'era, non era possibile quindi, averlo. Siamo partiti da questo, poi lei come sa, noi adesso stiamo definendo il piano proprio che porti progressivamente al superamento dei campi, perché sappiamo che questi sono luoghi, sono dei veri e propri ghetti che negli anni sono stati creati e che hanno un effetto negativo sia sulle persone che vi abitano, perché nessuno di noi sarebbe lieto di essere relegato appunto in un unico posto dove poter vivere, sia per tutti i cittadini che abitano nelle zone limitrofe. Quindi il superamento dei campi è un obiettivo veramente da perseguire con grande determinazione. Assolutamente. Che strategie adesso avete in mente, proprio una volta con questo dato alla mano, con queste 4.500 persone da gestire, assessore? Allora, innanzitutto questo censimento è proprio il primo atto di una serie di atti successivi che noi andremo a compiere e per i quali abbiamo diciamo messo proprio dei paletti anche dal punto di vista degli atti che la giunta ha prodotto, perché siamo partiti appunto da una memoria di giunta del 18 novembre nel quale abbiamo già dato un'idea del percorso che intendevamo realizzare e quindi lo stato dell'arte in questo momento è esattamente questo. Noi stiamo ultimando la stesura del piano e quando dico piano rispetto alla domanda che proponeva è il tenere insieme le dimensioni che noi sappiamo dobbiamo tenere insieme, questo è quello che ci dice la strategia nazionale, quello che ci dicono le migliori prassi europee, cioè dobbiamo tenere insieme la dimensione dell'abitare insieme a quella dell'istruzione, della salute e del lavoro. Sappiamo che queste dimensioni devono essere prese in considerazione nella programmazione di breve e medio periodo. Dobbiamo tenere insieme la sostenibilità e qui lo dico chiaramente, noi abbiamo adesso dato delle direttive su come utilizzare dei fondi che sono di fonte europea e che sono destinate a queste popolazioni, quindi non potrebbero essere utilizzati altrimenti. Quindi noi sperimenteremo a partire dal campo della Barbuta e della Monachina il percorso appunto per il superamento dei campi, quindi quello è sono dei primi luoghi sui quali interveniamo e sui quali mettiamo anche diciamo alla prova la nostra strategia. Poi c'è un lavoro parallelo chiaramente per tutti gli altri campi e lì è molto importante fin dall'inizio dire che noi abbiamo bloccato quello che potevamo bloccare dal punto di vista proprio della sospensione di alcuni bandi che erano già stati pubblicati dalla gestione commissariale, anche sì, proprio perché l'indirizzo adesso è un altro, è quello di non far permanere queste persone nei campi, ma dare loro la possibilità di uscirne. Quindi abbiamo recuperato ulteriori risorse destinate sempre a questa popolazione per appunto
creare qualcosa di molto diverso. Guardi, anche qualche giorno fa il fatto che l'ANAC anche sta intervenendo rispetto al tema di 10 anni di progetti per la scolarizzazione. Che cosa, ecco, che cosa, perché questo è un rapporto proprio emerso nelle ultime ore, che cosa viene fuori da questi attività di scolarizzazione secondo l'ANAC? Guardi, quello, diciamo, io chiaramente noi abbiamo appreso dalla stampa, quindi le informazioni che abbiamo sono quelle della stampa. Sicuramente c'è un tema rispetto a un approfondimento di 10 anni. 10 anni, noi sappiamo, è la vita per un bambino, no? 10 anni di progetti di scolarizzazione. Quello che noi abbiamo trovato, invece, che possiamo diciamo dire chiaramente, è l'inefficacia di questi progetti rispetto alla scolarizzazione dei bambini e poi anche dei ragazzi. Quindi è chiaro che bisogna fare qualcosa di totalmente diverso, quindi il modello sia dei pulmini che vanno appunto a prendere questi bimbi e questi nei campi, sia il fatto di avere dei servizi che sono all'interno dei campi e delle associazioni che intervengono all'interno dei campi. Tutto questo non ha funzionato negli anni, al di là degli altri aspetti che non sono di nostra competenza in questo momento. Noi dobbiamo vedere l'efficacia dell'intervento. I bambini di questi campi non vanno a scuola come dovrebbero, soprattutto anche dal punto di vista dei dati vengono trattati in modo diverso, per cui ci sono dei dati magari relativi all'iscrizione, alla frequenza, ma non agli esiti scolastici. Io lo dico sempre, cioè, questi bimbi dovrebbero essere trattati come tutti gli altri dei nostri figli. Noi, oltre se vanno a scuola, ci preoccupiamo anche se vadano bene a scuola. Banalmente, questo per questi i bambini di questo campo, no, di questi campi non viene fatto. Questo per dire che noi invece intendiamo, nelle azioni che programmiamo per contrastare la dispersione scolastica di tutti i bambini, sia chi vive nei campi che vive fuori, inserire un'attenzione particolare anche a questi bambini rom, con il coinvolgimento anche delle famiglie, perché ovunque nel mondo sappiamo è quello, credo che sia fondamentale. Guardi, noi abbiamo fatto una scelta chiara, nel senso, stiamo elaborando adesso il piano, come dicevo, per seguire le indicazioni europee e nazionali abbiamo coinvolto anche le associazioni che rappresentano queste popolazioni. Ma come l'abbiamo fatto? Proprio perché non potevamo pelare alcuna discriminazione nel selezionare, no? Allora ci siamo affidati all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che ha un albo delle associazioni che rappresentano i Rom. Quindi in questo momento abbiamo ricevuto commenti rispetto al piano da queste associazioni e stiamo ulteriormente incontrandole, perché questo piano deve essere la sintesi delle migliori prassi che noi possiamo mettere al servizio di questa popolazione e poi della cittadinanza italiana. Ci vuole la loro disponibilità, ovviamente, di genitori, di comunità, ci vuole, credo, anche la loro disponibilità. Su questo farete anche voi un lavoro, anche per quello di cui parlavamo prima, no? Per uscire dalla questione campi rom e cercare di trovare una nuova realtà dove inserirli in villaggi, adesso non so che nome gli si darà, però è in programma, immagino, di parlare con loro per cercare di capire se c'è disponibilità a fare questo. La novità è questa, la novità è, diciamo, come per tutte le altre famiglie, dialogare direttamente con le famiglie in un percorso di legalità, perché la legalità va data e va richiesta, anche questo va detto chiaramente. Va detto chiaramente, questo è un percorso, è una grande scommessa per questa città, però noi sappiamo anche che ci sono tante famiglie di questi campi che vorrebbero dare un futuro migliore ai loro figli. Questo lo sapete perché ne avete parlato con loro, quindi è stato proprio. Siamo andati a visitare i campi, abbiamo ricevuto le famiglie, c'è un lavoro che viene fatto anche nel silenzio, perché è molto importante, secondo me, andare, come dire, comunicare i risultati, non tanto il lavoro. No, ma io sono contento che si possa comunicare anche, come dire, un altro pensiero, no? Lei sa che il pensiero dominante rispetto ai Rom non è sicuramente portatore di un giudizio positivo da parte della cittadinanza italiana, e ovviamente questo anche per responsabilità dei Rom, un po' a volte per un pregiudizio, ma insomma nell'80%, diciamo così, dei casi anche per dei comportamenti non sempre esemplari da parte della comunità Rom a Roma. Raccontare che però c'è la voglia da parte di alcune famiglie, magari se questa voglia diviene contagiosa da parte di tutto, di uscire da questa situazione di ghettizzazione, di devianza, soprattutto
per i figli, per i bambini che a volte vediamo sulla metropolitana o in giro per strada elemosinare insieme alle mamme, questo a noi fa enormemente piacere, che possa essere una persona, due persone, tre famiglie o 100 famiglie è un racconto diverso che ci piace dare in radio e ne siamo contenti. Per questo noi questa storia la seguiremo passo dopo passo, se lei sarà d'accordo, per quasi ad aggiornamento continuo, perché vogliamo anche raccontare, come dire, un'altra, perché sarà importante non solo il dialogo con loro, ma anche il dialogo con la cittadinanza romana per cercare, non dico di venirci incontro, ma di accettare poi le strategie del comune di Roma. Devo salutarla, però le volevo chiedere una cosa importante, in questo caso riguarda il mondo dell'adolescenza e delle famiglie in generale. Lei è protagonista insieme al comune di un'iniziativa che riguarda i disturbi alimentari, assessore. In che cosa consisterà, insomma, questo lavoro del comune su questo tema? Sì, oggi è una giornata, diciamo, dedicata proprio a un'attenzione rispetto ai disturbi alimentari. È un tema che molte famiglie conoscono perché appunto si trovano a viverlo nella propria famiglia, ma è un tema che non ha una grande visibilità pubblica. Quindi oggi insieme ad ACEA abbiamo deciso di partecipare ad una manifestazione appunto illuminando la fontana di Piazza Trigusta per dare un segnale alla città, un tema sul quale torneremo ad occuparci, ce ne stiamo occupando in particolare anche relativamente al bando per la refezione scolastica, in cui appunto la questione delle intolleranze, dei disturbi alimentari deve essere tenuto in considerazione. Questo è un impegno che vogliamo portare tutti i giorni avanti, oggi in particolare lo facciamo appunto con un'azione per sensibilizzare la città anche rispetto a questa problematica. Bene, assessore, allora la promessa di seguire dal punto di vista sociale, che è la cosa che a noi interessa di più, cioè ci interessa un po' tutto ovviamente, perché da Roma si riparte da zero. Però la questione sociale, anche dei cittadini romani, poi magari ci organizziamo, un giorno parliamo anche della situazione sociale generale della città, delle situazioni di indigenza e quello che si può fare, però anche la questione Rom vogliamo seguirla passo dopo passo. Insomma, il suo è un assessorato particolarmente importante e quindi ci farà piacere periodicamente disturbarla nel suo lavoro. Intanto grazie, buona giornata, assessore. Grazie a voi, buon lavoro.